Continuiamo a raccogliere le nostre idee intorno ai luoghi di nascita immaginari, simbolici, che tanti scrittori, poeti, artisti ci stanno donando in queste giornate. Chiediamo loro se il loro luogo di nascita anagrafico coincide con la loro vera nascita simbolica, ideale, e se questi due luoghi, entrambi veri, coincidono oppure no. Il nostro testimone di questa sera è Franco Buffoni, poeta italiano che è stato molte volte ospite anche a Radio 3 Suite, è una delle voci poetiche più alte dell'Italia di oggi. Ecco, io direi che ho la fortuna di essere nato nel nord Italia verso il Lago Maggiore, e uno dei libri che ho pubblicato da Mondadori si intitola Il profilo del Rosa, quindi questa catena del Monte Rosa l'ho vista appena nato e tuttora in vacanza continuo a vederla, in effetti Zumstein, Nordend, Dufour, le cime del Monte Rosa, ecco, è la mia geografia dell'anima e tuttora è il luogo dove sono contento di essere nato. Poi vivo a Roma e quindi qui unendo forse le due domande, quella della nascita e quella della residenza, e sono ben felice di vivere a Roma, tant'è vero che il mio prossimo libro si intitola Roma, uscirà da Guanda l'anno prossimo, e dunque devo dire che la coincidenza per entrambi i luoghi, quello della nascita e quello della residenza me la sono scelta e quello della nascita me la sono trovata, c'è, ecco, confermerei. Quello che invece correggerei è la situazione ambientale che è andata configurandosi in questi ultimi decenni, e questo riguarda sia il luogo di nascita che il luogo di residenza, perché io sono anche uno di quei fortunati che continua a tornare nel luogo di nascita, quindi è un luogo di nascita dove ho ancora una casa di famiglia, ho ancora tanti libri, ed è un luogo di residenza dove opero, dove vivo, dove ho rapporti di relazione, quindi non c'è per me uno stacco dal luogo di nascita verso un luogo di residenza, è un pendolaggio, diciamo, ecco, tra queste due posizioni geografiche. E per esprimere al meglio il mio pensiero in sintesi, vi permetto di leggervi otto righe che ho scritto nel libro uscito da Donzelli all'inizio del 2007, un libro che si intitola Noi e Loro. E io, come poesia conclusiva al libro, ho voluto mettere un'esperienza reale, cioè un viaggio aereo che ho fatto partendo da Roma e diretto a Parigi, che mi ha permesso di sorvolare proprio una giornata molto limpida, e quindi i luoghi della mia nascita. Certo. Una lunga sfilata di monti mi separa dai diritti. Pensavo l'altro giorno, osservando il Lago Maggiore e le Alpi, nel volo tra Roma e Parigi, dove dal 1966 un single può adottare un minore. Da Barcellona a Berlino, oggi in Europa, ovunque mi sento rispettato, tranne che tra Roma e Milano, dove abito e sono nato. Ecco, questo credo che dia un po' l'impostazione della mia risposta, certo. In quanto non contesto, anzi continuo ad amare sia il luogo di nascita sia il luogo di residenza, vorrei respirare in entrambi questi luoghi un'aria diversa. E poiché io quest'anno ho compiuto 60 anni, quindi insomma qualche decennio di vita adulta in Italia ormai l'ho trascorsa, devo dire che ricordo anni, decenni in cui questo fiato mi corrispondeva maggiormente. Ecco, pensavo proprio l'altro giorno a come gli anni 70, che furono il mio primo decennio di vita adulta, fossero anni in cui, al di là naturalmente dell'inflazione al 18%, al di là del fatto che furono poi definiti anni di piombo, in cui noi demmo esempio all'Europa con la legge più lungimirante, la legge
per i manicomi. Certo. Aprimmo i manicomi e liberammo con una lungimiranza che ci viene tutt'oggi ammirata e studiata, Reggio Basaglia. E poi nel 74 ci fu il referendum sul divorzio. E ecco, quegli anni, per esempio, ecco, io di quegli anni sono fiero di essere stato italiano in quel periodo. E, per esempio, ricordo, avevo amici spagnoli in quel periodo e la Spagna era soffocata dal clerico franchismo, e ricordo che amici e amiche mi dicevano: beh, abbiamo Francisco Franco e domani avremo Carrero Blanco, quindi la situazione non cambierà mai. Ecco, se io penso a 30 anni di distanza, che cosa mi dicono oggi questi amici e come io viva la situazione italiana, effettivamente devo dire che il respiro mi si è fatto corto. Certo. Quindi i luoghi dove sono nato e dove risiedo mi corrispondono ancora sul piano affettivo, ma non mi corrispondono per nulla sul piano dei diritti civili. Io certo. Credo che ci sia oggettivamente una involuzione che non seguo con acredine, seguo con perplessità e, se possibile, persino con amore. Cioè, vorrei che si capisse che si sta sbagliando e soprattutto che si capisse che la modernità non può essere accolta a pezzetti. Invece temo che ci sia oggi una maggioranza in Italia che vuole la modernità a pezzetti, che vuole gli aeroplani e internet, ma poi non vuole la RU486, detta anche pillola del giorno dopo, non vuole il testamento biologico, non vuole o la vuole solo torto collo l'emancipazione femminile e l'emancipazione omosessuale, dice no alla procreazione assistita, dice no ai Pax, eccetera. La modernità è una sola. La modernità certo va contro ad un sistema che certamente ha delle radici giudaico-cristiane, di questo sono consapevole. La modernità ci porta anche a riscoprire dei valori del mondo classico. Certo. Dobbiamo avere il coraggio di guardarli e di interpretarli in modo maturo. Purtroppo, ecco, devo dire che non vedo segnali in questo senso, e quindi il mio luogo di residenza e il mio luogo di nascita mi stanno dando molti dispiaceri, però c'è un luogo di elezione, ecco, se posso riassumere certo. alla fine. Il luogo di elezione, dove anche ho lavorato, è l'Europa, è Bruxelles. Ecco, guardare a Bruxelles, guardare a Strasburgo, ci sono delle direttive europee, ci stanno dando dei grandi insegnamenti, almeno applicare quelle direttive. Questo è quello che chiedo a questo punto, non tanto ai miei luoghi di nascita o di residenza, ma al paese di cui porto il passaporto.